Salvatore, volevo chiederti se sarebbe meglio, visto che la Chiesa Cattolica non è cristiana, ma è satanica a quanto pare, visto anche la ritualità che utilizza, sarebbe meglio per noi che siamo stati battezzati uscirne fuori sbattezzandoci o comunque facendo una cosa del genere. Volevo sapere se potrebbe ritorcersi contro di noi o non so. Tu in poche parole cose che vorresti sapere del battesimo. Qual è il vero battesimo poi realmente, Sì, ma non ti secondo sto Gesù? chiedendo questo io. Cosa vorresti sapere tu del battesimo, non qual è il vero battesimo. Tu stavi parlando e stavi dicendo delle cose in cui si sarebbero rivoltate contro di noi, che cosa? Se ti sbattezzi. Se ci tiriamo fuori, quindi sbattezzandoci, se possiamo subire delle conseguenze, non so, Tu non da sai questo di cosa gesto. parli e non sai quale conseguenze puoi subire. Io posso rispondere a questo in un altro modo. Tu mi hai fatto delle domande interessanti, ma non sai, cioè, la problematica reale qual è. E quindi sei un po' confuso, ma la domanda è importante, il battesimo. Allora vorrei andare un po' io, non tanto indietro nel tempo, indietro a pochi mesi, a qualche anno. Esistono i mormoni, è una setta religiosa. Io ho conosciuto pure i bambini di Dio, io ho conosciuto i Baha'u'llah, io ho conosciuto gli Hare Krishna, io ho conosciuto tutti questi movimenti religiosi, sono tutti venuti da me che volevano assorbirmi. Ma siccome Turiddu era un cane sciolto, mi mandava tutti e gli diceva c'è una galassia dopo la nostra, la terza galassia a sinistra, dopo il semaforo, c'è un pianeta, si chiama Fangolandia, li mandavo tutti lì. Cioè non mi interessavano tutti loro, non che perché io fosse superiore a loro, è perché loro venivano per assorbire me nelle loro tele. E allora è venuto fuori un detto, è una cosa reale perché ne parlarono i giornali e la televisione, che i mormoni hanno chiesto a migliaia, a milioni di persone, prima perché loro hanno un computer dove vi sono tutti i nominativi, come Hitler cercava gli ebrei fino alla settima generazione e aveva un motivo particolare per conoscere gli ebrei puri, gli ebrei impuri. Anche loro vogliono sapere i nomi e i cognomi dei nostri avi fino alla settima generazione, già li conoscono. Dalla settima generazione in più, in che modo? Allora vengono da me e mi dicono, sente, buon uomo, perché non sono più un ragazzino, sono una persona antica, anziana. Noi vorremmo battezzare i tuoi antenati. Tu che dici? Ce lo permette? Ci dai, diciamo così, l'autorizzazione? Firmerai qualcosa affinché noi possiamo battezzare i tuoi antenati? A che Turiddu dice e pensa da cane sciolto? E perché? E perché? Ah? E perché? Ah? Come da ragazzino, una ragazzina mi diceva sempre perché, perché ha, perché ha, e perché, e perché ha. Io gli spiegavo un sacco di cose finché non riuscivo più a dargli una risposta e gli stavo dando una pedata e uno schiaffo e gli ho detto te ne vai o ti do botte. Perché ero io che non riuscivo più a ragionare. Ora loro vogliono, oltre alla settima generazione, i miei, diciamo così, antenati per poterli battezzare. Allora c'è un valore nel battesimo. Allora sanno che la morte non esiste, allora sanno che ancora loro sono nel tempo, altrimenti non chiederebbero se ci fosse soltanto cenere e non c'è più niente, non chiederebbero il battesimo dei nostri antenati. Loro sanno perché fanno parte di quei serpenti dannate. Ora, mettiamolo in questo modo e poi ti dirò cosa ne penso io del battesimo.
c'era un ragazzo che giocava con me, ed era un ragazzo meraviglioso, giocavamo insieme, poi lui si mise a lavorare in un negozio di stoffe, poi entrò in una via brutta e diventò un killer, uccise diverse persone e fu ammazzato, non dico il nome e cognome, e fu ammazzato a Porta Palazzo, mi sembra, o qualcosa del genere. Ebbene, diversi anni dopo la sua morte, io ho fatto un sogno e vedevo un'astronave, diciamo così, non metallica, ma un'astronave vivente, fatta di una struttura, diciamo così, vitale e non meccanica, che è scesa, da cui sono scesi, dalla quale astronave sono scesi, un sogno, dalla quale astronave sono scesi due esseri altissimi, grandissimi, che avevano i capelli come Caterina Caselli, caschetto, e io, mentre loro venivano verso di me, a questi disse: io vorrei salire in quell'astronave, potete farmi salire? Una che sembrava una donna perché aveva il petto più in giù ed erano tutte e due come clonati, mi guardò e tirò avanti. L'altro si piegò, perché era più di 3 metri, si piegò con le ginocchia verso di me e mi diede un bacio sulla guancia destra e mi disse: no. Turiddu purtroppo nel sogno voleva salire lì. E vide un altro essere che sembrava un astronauta come i nostri astronauti, che si tolse il casco ed era di volto umano, venire verso di me. E si fermò verso una scrivania nel sogno. E io gli dissi: guarda, vorrei salire nell'astronave, posso? Lui mi guardò e mi disse: no. E perché no? Perché no? Ma io voglio salire. Ma perché? Perché voglio salire. Tu mi permetti che io gli salga là dentro? Che faccio del male? Dice: ma vuoi veramente? Sì. Nel sogno stesso, quando lui mi disse: sì, puoi andare, puoi salire, io gli disse a lui, facendo così col dito, additandolo: ascoltami, io in questo tempo parto e in questo tempo, in questo momento voglio ritornare. Io con questo corpo fisico vado via e con questo corpo fisico voglio ritornare. Non ci devono essere cambiamenti né di tempo né di spazio né forme fisiche né nella mia vita attuale. Si è messo a ridere, non a ridere proprio, un sorriso. Dice: va bene, vai, vuoi andare, vai. E io mi avvio. Avviandomi succede una cosa stranissima, che vedo sulla mia sinistra una fila di persone che camminavano come zombie e andavano verso quella astronave e vedevo che salivano. Al che io mi avvicino per guardare, e l'attimo in cui guardavo vidi quella figura che conoscevo da ragazzo, vidi quell'uomo che è stato assassinato lì a Porta Palazzo, era il mio amico d'infanzia, e gli disse: ma tu pure qua? Lui mi guardò, non ha fatto un sorriso ma una smorfia di dolore, mi ha detto così: sì. Ma tu vai verso quell'astronave? Dici: sì. Ti porteranno via? Sì. E questi qua chi sono? Lui non mi rispose. Appena io gli disse: ma sono morti come te? Sì. A questo punto io sono ritornato indietro e mi sono svegliato. Ho detto: sono tutti morti, dove li stanno portando? Adesso spiegami. Si dice che 18 milioni di anni fa, e questa ne parla la Besant in un suo trattato, in un suo libro, e dice questo: che 18 milioni di anni fa sono scese dal pianeta Venere 3 Sanat Kumara, che portarono su questo pianeta gli Evo in evoluzione e si fermarono sull'isola bianca, l'isola del Gobi, che ora è il mare del Gobi, o che ora è un deserto, ma quando sembra su un piano differenziato l'isola del Gobi esiste ancora, e di lì iniziarono una nuova razza madre, che sarebbe la razza ariana, prendendo
una parte della quarta razza Atlantide ai Semiti, ne presero dei gruppi e li modificarono, li manipolarono per fare una nuova razza madre, che una razza si compone di 7 sottorazze, che la nostra era arrivata, diciamo così, quella Atlantide alla fine, che l'ultimo baluardo sono i giapponesi e i cinesi. Finiti questa la razza Atlantide, la grande razza, le 7 sottorazze sono sparite. Quella nostra sono arrivate a quella teutonica, che erano i tedeschi della razza ariana, di cui poi Hitler ne ha tessuto le glorie e tante altre cose, ma non era questo che lui voleva fare. A questo punto io dico, scusate, se quelli portarono gli ego in evoluzione, come li portarono? Al che la mia mente olistica comincia a comprendere. Come si può contenere l'antimateria senza che si incontra con la materia? Si può contenere in un recipiente fatto di campi magnetici che vibrano, hanno una frequenza che tengono gli atomi di antimateria bloccati al centro, senza che possano toccare le pareti. Perché se toccano le pareti si annulla, diventa soltanto energia pura. Ora loro portavano questi eghi in evoluzione dentro ampolle particolari che poi mettevano nella nuova razza ariana. Ascoltatemi bene, non sto dicendo fesserie. E allora cosa succede? In base ai miei ragionamenti e tutto quanto, che poi ritornerò al fatto del battesimo, succede che perché i mormoni vogliono battezzarli? Dove vogliono portare i nostri antenati? Come la Chiesa Cattolica, quando un bambino nasce, che cosa fa? Lo battezza, lo fa diventare cattolico. Quindi non fa altro che prenderlo nelle loro spire del ragno. Quando cresce un pochettino, quando il nostro, diciamo così, io, chiamiamolo così, che poi sarebbe il corpo eterico, verso l'età degli 8 anni, comincia a prendere possesso del corpo fisico e il bambino comincia a modificare già i suoi sensi fisici e psichici, perché il corpo eterico comincia a gestire il cervello del bambino, perché prima sono i sensi che lo fanno evolvere. Ascoltate le mie parole. E allora cosa succede? Che la Chiesa interviene e gli fa la prima comunione. Cosa significa prima comunione? Il primo contatto del corpo psichico con il corpo fisico, col campo strutturatore di forma e col corpo fisico. Quindi loro non fanno altro che prendere possesso di un bambino fin dalla nascita. Alla prima comunione poi c'è la cresima, dove il bambino a 14 anni comincia ad avere la peluria, comincia ad avere il problema sessuale, comincia a cambiare la voce e tutto quanto. Allora gli fanno la cresima e sono loro, quindi battesimo, prima comunione, cresima. Poi ai 20 anni comincia il matrimonio e sono loro a dargli il matrimonio, a dirgli puoi baciare la sposa o puoi fare sesso, ma una volta. Non ti spiegano perché o non per come, perché neanche loro lo sanno. Sanno che devono dire queste cose, ma non lo sanno. Subito dopo, cosa succede dopo il matrimonio? La scemunzione, la morte. E loro ti dicono, tu puoi andare in paradiso, in purgatorio o all'inferno. Sono loro che ti gestiscono e ti mandano dove cazzo vanno loro. E allora che cazzo di uomini siamo noi? Che esseri viventi siamo ad immagine e somiglianza di Dio, quando loro ci manipolano dalla nascita e dalla morte, come stanno facendo i mormoni. Esattamente. Quindi allora siamo tutti manipolati. E fin dall'infanzia, fino alla morte, siamo zombie in mano a poteri occulti che gestiscono la nostra esistenza. Ma con me
Ebbene, vuoi sapere cosa ne penso io del battesimo? Sì. Già noi, quando nasciamo, lo Stato dice che siamo in debito, non so di quanti soldi, noi che abbiamo il debito statale, il debito, non so, mondiale, non so di quale debito si parla, noi nasciamo con un debito. Io nasco con un debito, quale debito? La Chiesa dice che io nasco con un peccato d'origine, originale, quale peccato originale? Se io nasco per la prima volta, scusa un minuto, se io non sono mai nato prima, quale peccato originale devo prendere? E questa è la grande bestemmia, e questo è il grande bluff. Scusa, nasco con un debito, nasco con un peccato originale e sono sottoposto sia al potere costituito, sia a loro come potere temporale, come potere spirituale. Ma siete tutti rimbambiti? Ancora in chiesa andate? Ancora loro seguite? Svegliate. Io non voglio essere seguito, io non sono nessuno, io mi devo fare il pensionato, io non devo più curare le persone, io voglio farmi i cazzi miei, voglio morire in pace per andarmene da questo mondo di merda, lasciatemi in pace. Ma quello che ho da dire lo devo dire, per darvi la possibilità di avere dei corticircuiti pure voi e svegliarvi. Ebbene, se ciò fosse vero che noi nasciamo con un peccato d'origine, è un'ingiustizia di Dio. Cioè, se io sono una persona, una maschera, persona significa maschera e maschera significa persona, se io nasco per la prima volta, di cosa ho peccato? Ma è peccato prima di nascere? Ma nascere chi? Prima di nascere io, il mio corpo psicofisico me l'ha dato mia madre, è il campo strutturatore di forma del mio pianeta Terra, la mia psiche. Che peccato ho avuto io? E allora io dico questo, secondo me, mi sbaglierò, è bene fare un battesimo, nel senso, per chiudere parte degli chakra che potrebbero subire influenze esterne e interferire nella nostra attuale evoluzione. Quindi noi, invece di essere di peso tutte quelle cose che ebbe per esempio altri esseri che il mio io è incarnato e che hanno sbagliato e io me ne prendo di debito, no? Quindi il vero battesimo esoterico è quello di cui conoscevano gli Esseni, Giovanni e tutti gli altri, conosceva Gesù. Infatti Gesù ai bambini, non soltanto nella lingua, nei chakra, gli faceva il segno e nelle orecchie gli diceva Effeta, apriti, la bocca Effeta, apriti, gli occhi Effeta, apriti. Apritevi gli occhi, le orecchie, i sensi, cercate di non cadere nel garzebuglio totale. Lui era Cristo di Dio, sapevano loro gli Esseni e tutti quanti. Li hanno massacrati come hanno massacrato Gesù e loro si sono dovute estromettere da questo mondo tridimensionale andando in uno spazio temporale vicino alla nostra dimensione e venivano da bambino a esternare la mia psiche e la portavano a distruirmi, la portavano in altro. Io diventavo duro come il marmo e ghiacciato e mia nonna che mi sentiva parlare perché io parlavo con loro. Loro mi parlavano in aramaico, io rispondevo in latino che non conosco e capivo in italiano e mia nonna mi sentiva parlare in latino, veniva disperata, io la sentivo ma non potevo muovermi né parlare e lei piangeva e mi diceva Salvatore, Salvatore, apri, svegliati Turiddu, svegliati Turiddu, che hai, stai male, sei agghiacciato, stai morendo. Poi quando io mi svegliavo lei mi diceva ma tu parlavi lingua sana, nonna non ti preoccupare, se succede altre volte io ragazzino. Non ti preoccupare, non vedi che sono vivo. Dice sì, ma mi metti paura, io ho paura, tu parli sanamente, tu non sai parlare. Come non sto parlando con te? Si mette a far ridere. E gli passavano tutto perché qualcuno interveniva nel proprio nel cerebro di mia nonna e la faceva calmare. Ora,
questi uomini sono spariti, queste cose sono successe a me e poi nel tempo sono venuti a riprendere e a ridarmi questa capacità di poter esprimermi ad altri livelli, non quello di un idiota che legge De Kesselwiller per tutta una vita. A questo punto ho cominciato a scrivere trattati, ho cominciato a scrivere tante altre cose che la gente è impazzita, sono venuto tutti a chiedermi le copie, sono venuto a farmi dei complimenti, sono venuto da tutte le parti per assorbirmi e io le ho mandate tutte a quel paese. E questo è quello che so io del battesimo.